Allora, oggi abbiamo avuto un incontro con i dirigenti, si è riunita la terza commissione per valutare la possibilità di aprire le scuole a partire dal 24. Sono stati presenti qui tutti i dirigenti e i consiglieri comunali aderenti alla commissione. Beh, è stato un confronto che secondo me era dovuto. Abbiamo deciso, ho deciso, insomma, anche ascoltando tutte le voci, insomma, di chiudere la scuola a partire fino almeno al 7 dicembre e poi ci aggiorniamo per vedere l'andamento della curva. L'esigenza è stata dettata anche dal fatto non solo ci sono la maggior parte delle persone che hanno ancora il timore, hanno il timore, dobbiamo valutare visto che i casi aumentano, visto la zona rossa, ma c'è anche un'esigenza pratica. Oggi per la prima volta l'USCA ha iniziato a fare i tamponi, stanno recuperando i notevoli ritardi. Le persone che aspettavano da oltre 10 giorni di fare il tampone, quindi sono tante le persone che dovranno essere analizzate e quindi quello che chiedevano i colleghi è che se ora avrebbero dovuto incominciare a fare gli esami ai bimbi, agli insegnanti, praticamente avremmo un attimino ingolfato, avremmo stoppato quello che è questo lavoro immenso di recupero di questi dati, di questi pazienti e quindi la possibilità della tracciabilità e la messa in isolamento. Quindi sicuramente avrei chiuso anche con un andamento buono della curva per una settimana. Continuiamo a tenere chiusi comunque fino al 7 dicembre e lì poi ci aggiorneremo per valutare la possibilità di aprire. Voi sapete che la scuola è fondamentale. I bimbi che tornano in classe è importante che questo si verifica, però è chiaro che dobbiamo dare sicurezza alle famiglie e agli insegnanti e a tutti quanti noi.